Soluzione Acqua, azienda leader nazionale nel settore trattamento purificazione acqua, per scopi promozionali ha deciso di regalare il purificatore per tutti quelli che chiameranno adesso. Quindi cosa aspetti? Chiama subito! Arriva una vittoria di misura per il Cattolica al Calbi dopo due sconfitte contro un giovane Savarna con un solo punto in classifica. Al secondo minuto Focaccia tira il primo calcio d'angolo che però non dà esiti positivi. Al terzo minuto arriva il gol del Cattolica. Casolla crossa la palla che stava andando fuori e la mette per Palazzi che sigla di testa l'1-0. All'ottavo minuto c'è un errore della difesa cattolichina. Masini salva e sulla sua ribattuta Focaccia tira alto sopra la traversa. Al 18° scambio in area, Palazzi serve Magnani che dribbla due giocatori ospiti e insacca con tiro a giro a sinistra del portiere Bosi. Al 25° Casolla entra in area da destra, tira ma la palla va a lato. Al 26° sempre Focaccia tira ma prende il palo. Al 34° arriva il terzo gol del Cattolica, doppietta per il numero 11 Magnani che si gira, evita il difensore e insacca nel 7. Sempre Magnani al 38° sbaglia e mette alto sopra la traversa. Il secondo tempo è equilibrato, il Savarna tenta il tutto per tutto ma non riesce a concludere in area, la difesa del Cattolica è irremovibile. Al 6° c'è un'azione pericolosa per i cattolichini, ma Bosi para in 3 tempi. Ci prova di nuovo Palazzi al 20° che tira contro il portiere e non c'è nulla da fare. Al 26° arriva il quarto gol ad opera di Ceramicoli, sulla traversa palla dalla destra di Casolla. Al 29° sempre Ceramicola, si gira e arriva la doppietta per lui, il quinto gol per il Cattolica, la palla gliela dà Angelelli. Al 30° rigore per il Savarna, Paridi compie fallo su Nuccio e Spighi segna il gol della bandiera. Cattolica 5 e Savarna 1. Quando la partita sembrerebbe conclusa, al 33° arriva il rosso per il portiere Masini su fallo da ultimo uomo. Mister Angelini fa entrare Pratelli, esordio per questo giovane portiere del 2000. Il risultato non cambia e dopo 3 minuti di recupero, Cattolica 5, Savarna 1. Di nuovo insieme e come spesso accade quest'anno, ovvero in tutte le puntate, gli ospiti sono cambiati. Cambia categoria, si sale e ovviamente appunto cambiano anche gli ospiti. Allora presentiamo subito i nuovi arrivati in studio, a partire dal direttore sportivo del San Marino, Massimo Andreattini, che ci è tornato a trovare. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao Massimo. Insieme a lui c'è l'attaccante del Ronco Edelweiss Forlì, Gianluca Farabegoli. Ciao. Buonasera. Ciao, buonasera, Gianluca. Buonasera. Sono già arrivati diversi messaggi per Gianluca, già dalla prima parte, insomma, di complimenti, ti fanno delle domande, poi faremo. È già spaventato Gianluca, già. No, sto scherzando. Sono tutti complimenti. Sono rimasti con noi i 78 bit 2.0. Ciao a tutti, ciao. Può fare così? Come no? Voi potete fare tutto. Ma hanno i capelli e abbronzatura perfetti. Qua dicono, abbronzatura perfetta. Ma capelli abbiamo l'abbronzatura è per le bocche di lupo che ci sono in studio. L'altra volta? Ovviamente, le colonne portanti dello studio rimangono nello studio. Non sto parlando di Roberto Bonfantini, bensì di Attilio Fabbri e di Silvia Pedini. Siamo ancora qua. Ovviamente scherzo. Va bene. Ovviamente scherzo. Allora, Attilio, iniziamo parlando di Serie D. Cosa succede a questo San Marino? Infatti è una domanda che volevo fare al DS. Hanno una bella squadra, se ancora non sono riusciti ad ingranare, il motivo? Come mai? Cosa manca a questa squadra esatto, per fare un passo in più? In teoria, guardandola da diverse angolazioni, non dovrebbe mancare niente, però dopo sicuramente l'inizio nel girone diverso richiede un ambientamento un attimino particolare, speriamo di farlo nel più breve tempo possibile. Questa è l'unica spiegazione che mi do per l'inizio, diciamo, un po' frenato, perché poi alla fine le prestazioni comunque ci sono sempre state e diciamo che è un discorso proprio alla fine di risultato. Dopo il tris rifilato al Chieti pareva che insomma le cose fossero un po' cambiate, Massimo. Sì, dopo abbiamo avuto questa trasferta che non ci ha aiutato perché le condizioni ambientali sono particolari, lo sappiamo e lo sapevamo e
però sono state più forti del nostro approccio, perché comunque sono riusciti loro a sbloccare su rigore al settimo, quindi hanno messo la partita come, diciamo, volevano loro, e il campo non concede ad una squadra tecnica come lo siamo noi, non concede nulla, e quindi di conseguenza ci siamo trovati subito in difficoltà e non abbiamo avuto la capacità di riuscire a riportare nei ranghi la partita se non al 94esimo, e nonostante comunque i ragazzi ci abbiano provato. L'importante comunque è quello, insomma, certo, che non abbiano perso. È un girone molto difficile, i campi, sì, molto caldi, si va a Campobasso, si va a Matelica, si va dei campi, Fermana stesso, squadre molto forti anche, molto pubblico, caloroso, è quello che in casa di loro prendi sempre poca roba, mi sa. Sì, il problema è che dopo, sai, si fanno... Io faccio l'esempio con la mia squadra e... Tutti i giocatori all'interno, tranne i giovani, che è naturale, fisiologico, che non abbiano ancora delle esperienze importanti, comunque quelli più anziani sono abituati, ecco. E quindi io lo vedo più per un discorso più che altro, non è un alibi, ma è un dato di fatto, ieri ne abbiamo avuto la prova, che la terna arbitrale fa fatica in quei campi lì. E poi dopo le condizioni, avendo preso gol al settimo, calcola che non c'erano più palloni in campo da rimettere quando uscivano. E non è che ti aiutavano queste cose, ti innervosivano, e dopo sono stati anche troppo bravi a non prendere. Questo succede anche nei campionati di promozione, che spariscono i palloni quando una squadra vince. È successo l'anno scorso. Sì, lo so, mi ricordo, ci sono diversi casi. Che cose tristi, non commento neanche. E Gianluca, ieri una partita divertente con tanti gol, quella che vi ha visto i protagonisti, con il Gatteo appunto contro il Ronco e del Vice Forlì. Però alla fine ne siete usciti perdenti, è stata probabilmente più divertente per il Gatteo. Che tipo di partita è stata? Sì, noi non abbiamo fatto una gran partita. E praticamente ci siamo fatti 3 gol da soli. No! 5 l'avete fatto in esatto. Tutto. Esatto. Okay. Il Gatteo è stato bravo a sfruttare le loro occasioni, come è giusto che sia. E non abbiamo fatto bene. Però fortunatamente adesso abbiamo 2 partite in casa, si rigioca mercoledì. Abbiamo 2 partite con Fossio Ghiaia e Bachia e dobbiamo cercare di ottenere 6 punti. È chiaro che c'è rammarico, perché è una partita alla nostra portata e che dovevamo cercare di portare a casa. Hai anche segnato ieri? Sì. Tanto per cambiare. Esatto, infatti stavo venendo lì da voi apposta. Silvia. Sono molto contenta di veder fare a Begoli stasera, perché è la dimostrazione che... Quando comunque tocchi il fondo, ma nel senso che lui purtroppo... Si è fatto male, mi ricordo, esatto. Grosso, puoi benissimo risalire, soprattutto lui l'ha toccato in un momento, nel momento suo migliore, perché aveva fatto una delle sue annate migliori, non dico l'annata migliore perché forse doveva ancora arrivare, no? L'annata migliore. Gli auguriamo che debba ancora, certo, arrivare. E doveva andare proprio nel campionato di DD con Romagna Centro, se non sbaglio. E si è fatto male, mi ricordo. Si è infortunato, non ha mollato, si è messo lì... con l'impegno, perché comunque bisogna fare così, e adesso è ripartito ed è ripartito alla grande, perché comunque è un attaccante, ha sempre segnato, sta continuando a segnare, vuol dire che ha una dote, perché la deve sfruttare, e quindi gli faccio il mio migliore in bocca al lupo. Grazie. Perché se lo merita, l'ho sempre sentito, l'ho sempre seguito, sono a favore di questi giovani. Gianluca, appunti alla classifica marcatori? Sì, dai, io... L'ultimo anno che ho fatto la promozione ho fatto 32 gol, appunto. Quindi cerco di fare il più possibile comunque per aiutare la squadra a stare nelle posizioni alte della classifica, perché penso che sia stata costruita una squadra importante e speriamo di riuscire a far bene, di arrivare tra le prime 5. Ecco. Beh, finora avete avuto un'ottima media, perché quella di ieri è stata la prima sconfitta, sì. 2 vittorie e 1 pareggio, esatto. Perciò insomma sì. Siete partite decisamente bene. Però... io pensavo di avere più punti in classifica, ecco, a questo sì. punto, sì. Perché penso, cioè, la squadra è una rosa importante. Ieri è stato un passo falso che io non mi aspettavo, però posso capitare. Assolutamente, ci mancherebbe. Adesso mercoledì rigiochiamo di nuovo, quindi... Non so se se lo aspettava invece il Gatteo di essere Infatti, era lì che volevo arrivare. Secondo me questo campionato di promozione ci sono un sacco di sorprese, perché Valle Savio Dovadola 0 punti e all'inizio del campionato, insomma...
Turconca un punto dopo quattro partite, Gatteo è imbattuto. Non sono d'accordo perché sia il Valessario che il Real Dovadola hanno cambiato molto i giocatori. Si sono ridimensionate, dici? Hanno ridimensionato molto, molto, molto. Infatti in partenza il Valle Savio non era candidato per niente. Sono d'accordo con te, però anche il Gatteo ha ridimensionato molto, tant'è che quasi tutti i giocatori se ne sono andati. E quindi però ha preso altri giocatori validi il Gatteo, ha rinforzato. L'anno scorso subiva i gol, quest'anno ne subisce di meno, e quello vuol dire nel campionato, quando non prendi gol, prima o poi davanti lo rimedi. I campionati qui, nei dilettanti, non subire i gol vuol dire molto. Tantissimo. Alla fine. Noi l'anno scorso che trovavamo il Gatteo, perché subivo sempre il gol a tempo scaduto, davano la colpa alla Jenny, che era la Jenny presente. Che un po' era anche colpa della Jenny. Ma era assolutamente colpa mia, sono io che per una stagione... Però, infatti, quest'anno, come diciamo, quando non subisci i gol in questi campionati vuol dire molto. Visto l'anno scorso la Marignanese ha vinto il campionato subendo 7-8 gol. Allora, mi hai tirato un assist, Attilio, mi hai tirato un assist, era una domanda che volevo fare dopo a Gianluca, ma gliela faccio subito. E, siete una squadra che segna molto, visto ieri, però incassate anche abbastanza. Sì, molto, infatti quello è il nostro problema forse. Bisogna forse trovare adesso un equilibrio. Adesso sì, siamo tutti nuovi, perché è stata fatta una squadra rispetto all'anno scorso del Ronco completamente nuova, quindi magari ci vuole un po' più di tempo. Ieri avevamo qualche acciaccato in difesa e magari abbiamo subito un po', però se, non riusciamo, se riusciamo a non prendere gol, il gol prima o poi lo facciamo, quindi ci dobbiamo mettere un attimo a posto, però sono sicuro che riusciremo a farcela, dai. La squadra è stata costruita per vincere il campionato. Se non vincono il campionato, dunque è quasi un mezzo fallimento. Urca! Beh, però ce ne sono diverse di squadre forti, sì, promozione, diverse, perciò... La delusione è la sua ex squadra, il Bachia, che... È partito bene! Ha smaltellato tutto. Sì, vuol è dire partito che... bene la prima giornata e poi... A Valle Savio, perché come ti dicevi, Valle Savio è una squadra che è come il Bachia quest'anno. Sta facendo... Dovranno lottare per salvarsi fino alla fine. E Massimo, Mister Medri ha detto che ieri siete stati condannati da errori evitabili. Sì. Da errori evitabili, come un po' il nostro inizio di stagione. Ogni domenica qualcosa ci inventiamo. Poi c'è anche da dire che ieri non era la giornata migliore per l'arbitro, perché c'erano... Al 91esimo, abbiamo parlato di un episodio che era piuttosto evidente. Io la partita non l'ho vista, però... Sì, perché praticamente prima dell'episodio del 91esimo, che a botta sicura Caprioni ha tirato e con un braccio... l'ha tolta dalla riga, praticamente non ha dato il rigore dicendo che non era stato volontario, è stata una sua affermazione dell'arbitro a fine partita, ma prima su Baldassi e su Olcese c'erano, e Caprioni, non Olcese, c'erano altrettanto due azioni discutibili in aria, quindi alla fine non era neanche per l'arbitro, non è stata la giornata migliore. Noi sicuramente dobbiamo migliorare fase difensiva partendo da... Non mi sento di condannare un reparto, quando si prende gol perché probabilmente da davanti non si crea un giusto filtro e dopo purtroppo la fase finale è la difesa, però come diceva prima giustamente quando prendi troppi gol si complica tutto e c'è qualcosa che non va e bisogna correre i ripari velocemente, perché sennò tutto quello che potresti fare va buttato così al vento, è certo, peccato. Assolutamente. Aldano la beffa poi in occasione del rigore mancato, perché Olivi è Bravo. Stato cacciato dalla panchina. Dalla panchina, quindi... sì, per dopo protesse. Lì non siamo riusciti, sai, dopo io. Comunque un episodio del genere ieri in Serie A, sì. Pescara uguale, esatto. Uguale, esatto. Come infatti... ho detto, io non l'ho visto il vostro, però vedendo, vuol dire che anche gli arbitri, anche in Serie A, pure lì che c'è l'uomo c'è dietro la porta... Di Vuol dire che si può parare, se uno è cambiato le regole. Può parare, esatto, infatti. Allora, li ho presentati, ovviamente anche loro, perché sono rimasti con noi. Prima io li sentivo provare, hanno fatto un pezzo, ho detto, che bello, fatemi quello. Quindi io adesso... Quindi ci hai già deciso tu. Quindi non è, cioè, hai già... Sono la conduttrice, e infatti, Mario. E infatti sarà un altro. E infatti per questa volta... Non conto niente, non no, conto. Vabbè, lo faremo dopo. Va bene. È stata bella questa, però. Ma siccome il tempo va, anche per Mario va, perché ormai è vecchio. Abbastanza. Facciamo questa canzone. C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte,
c'erano i fiori e anche al buio si vedevano i colori. E se ti va, magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo saltare e poi nuotare, fare il morto a galla. Controlleremo se la luna è ancora gialla. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi. E mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va e passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Ci fermiamo qua, eh? Mi piaceva anche questa. Grazie, grazie. E, allora, andiamo ancora avanti, torniamo a parlare di promozione. Abbiamo già parlato di questa giovane cattolica che ieri ha stravinto contro il Savarna. Silvia, hai visto la partita? Sì, non le avevo viste nessuna delle due, a parte il Cattolica nei filmati. Vabbè, il Savarna è una squadra giovanissima, tanti giovani. È stato bravo il Cattolica, si sono un attimo sbloccati, sono contenta per Magnani, anche lui un attaccante ex Gatteo che ha fatto due gol, ha rischiato di fare anche la tripletta. Stiamo a vedere, adesso gli hanno espulso il portiere a 10 minuti dalla fine, peccato perché mercoledì si rigiocherà e loro andranno a giocare a Russi. E Russia è una squadra tosta, tra l'altro andranno in casa da loro. Ieri Russia ha vinto, ieri ha fatto, una volta che è stato espulso il portiere, ha fatto il suo esordio in 2000. Se l'è cavata, devono giocare anche loro. Vabbè, certo. E va così. Infatti io quello che gli ho detto oggi avete vinto, mercoledì ci pensate domani in allenamento e quel che sarà, sarà. Magari il portiere farà bene, cioè tanto i giovani devono provare prima o poi. Assolutamente. Invece del Duca Troppo Calcoriano è finita 2-2, Vitaioli era in panchina, però ci ha pensato Costantini. Sì, perché viene da un infortunio che è stato fermo, non ha giocato neanche Savanna mercoledì nel recupero, quindi Calcoriano ha uno squadrone, quindi lotterà come il Ronco, come il del Duca. Sono le due squadre che per il momento hanno subito meno gol, ieri hanno subito 2 nello scontro diretto. E San Pietro in Vincolo è un'altra squadra che dirà la sua. Quindi assolutamente. 4-5 squadre uscirà la vincitrice del campionato. Gianluca, quali sono le squadre più competitive in questa promozione? Ma io penso che a differenza degli altri anni non ci sia una favorita, una massa campionato. Come diceva Attilio, penso che del Duca, Coriano, San Pietro in Vincolo e anche Russi sono squadre importanti che ci metto dentro anche noi, che possiamo dire la nostra. Però, a differenza degli altri anni, non vedo una favorita. Magari tra queste 4-5 squadre può uscire quella che vincerà il campionato. Sei d'accordo, Silvia? Ma sì, ma secondo me non c'era neanche la, c'era la massa campionato. Beh, l'anno scorso Marignanese poi, FIA. Cioè, si è stabilito poi a metà campionato, perché comunque sono partite tutte un attimo così. Sì, la Marignanese, diciamo che è partita subito, era quella che non prendeva assolutamente gol. No, ha preso pochissimi gol. Quindi facevamo anche il paragone col Parma l'anno scorso, che era in D, che è stata la squadra che ha preso meno gol. No, sì, sono abbastanza d'accordo, sì. Ieri appunto il Coriano mi ha stupito con quel pareggio, vediamo un attimo. Mi ha stupito ricollegandomi alla D, che poi neanche tanto mi ha stupito, la Ribelle che ha pareggiato con l'Imolese, o forse l'Imolese che ha pareggiato con la Ribelle, perché mi sarei aspettato una vittoria dell'Imolese. No, invece mi hanno detto che la partita è stata giocata e la Ribella alla fine ha anche quasi rischiato di vincere. Questa è la dimostrazione che tante volte le squadre che devono vincere i campionati non è sempre detto che le vincano. Ah, assolutamente no, il calcio è divertente per quello. Perché bello, sennò... bello per quello, eh. Invece sempre in Serie D, ma nel girone F, dove gioca anche il San Marino, ieri la San Maurese ha pareggiato contro il Campobasso. È stato un bellissimo punto, perché andare a pareggio al Campobasso non è facile per nessuno. Ho letto che il portiere ha fatto i miracoli, Gori della San Maurese, però il portiere è lì per parare, ha fatto il suo dovere, niente più. Certo, però la San Maurese sta facendo un bel campionato. E invece l'Alfonsine ha pareggiato contro e in casa della Recanatese, Silvia. Un buon punto anche quello. Sì, non era partita benissimo l'Alfonsine, però sai, comunque anche la nuova in questo campionato. Bisogna un attimo... Vabbè, certo, trovare... Però io non riesco a capire l'abbinamento all'Alfonsine, dovevo andare a giocare nel girone...
sud praticamente quando le altre giocano nel girone, anche il San Marino stesso. Ah, la più bella, il San Marino e la Samorese, non queste so perché, tre, diciamo che convenienza che... ha avuto la Lega a fare questi gironi così. Sì, anche perché Massimo avete delle trasferte allucinanti. Ah, ma infatti a Campobasso sono partiti sabato mattina la Samorese. Ma voi andate via un giorno prima. Sì. Vanno via, devono andare in albergo. Anche le spese, vogliono limitare i costi e gli fanno più spese. Infatti. Non vedo il problema, no, questo anche qui. Perché comunque se nella D sei ancora considerato dilettante, insomma, non puoi comunque far fare alle squadre un campionato da professionisti, perché le spese sono tutt'altre e quindi... Cioè... Dopo succede che nella metà di squadre quest'anno non si iscrivono al campionato, come quest'anno che molte squadre non hanno più i soldi. Le stanno ammazzando loro, la Lega stessa, non devono guardare queste cose. E poi i derby ti portano più incassi, più gente locale... In trasferta a Campobasso da San Mauro chi è che vanno? Quei 2-3. Ah, non beh, è certo. Una cosa, partire da fare un viaggio. È un viaggio. Anche di San Marino, uguale, che vanno giù a Campobasso, quanti tifosi avranno dietro? Invece qui i derby portavano pubblico, portavano un po' di soldi anche alla società, meno spese. Però la Lega ha fatto questo, ci tocca tenere a quello che fanno loro, comandano loro. Decisioni strane, Massimo. No, più che altro perché tutti dicono questa cosa qui, però accadono sempre... Tutti tranne la Lega. Esatto. L'hanno capito tutti tranne la Lega. Tranne forse la Lega. Poi tra l'altro sulla Fonsina c'è anche forse un problema geografico, perché sì, infatti, forse hanno confuso, non sapevano bene dove fosse, perché infatti, non ha senso la Fonsina da una parte. Noi ci abbiamo messo 5 no? ore ieri a andare e penso che la Fonsina, non so, dovrà partire venerdì sera. Sì. Passatemi la battuta, però. No, ma è così. Sinceramente, così. Dai, è una cosa. Noi facevamo le stesse distanze quando eravamo. C'era la vecchia Lega Pro, no? Sì. Che vi ricordate? Intanto sì, però lì c'è il professionismo, vuol dire, ma qui. Sì. E c'hai adesso... i contributi, qui che contributi ti danno? Qui hai solo spese e basta. Ne andate l'anno scorso per tornaconto. Mi sa che con Massimo sfondi un portone aperto. Sì, infatti, appunto. Cioè, anzi, vediamo di chiuderlo subito, perché sennò... Ah, ma è così, ma le cose bisogna dirle, no? Non c'è la porta, sì. Come l'ha fatto Augusto, proprio. È una battuta sì. Perché, sai, dopo la proprietà, giustamente, il presidente in questo caso, che prima aveva i proventi dai minutaggi, dalle valorizzazioni, dalle cessioni dei giocatori nelle categorie importanti. Dei giovani che facevi giocare, tolgono tutto. Bravo, e poi ti mettono anche in un girone che devi spendere dei soldi, pullman, trasferte, albergo. Sì, sì, certo. E non dimentichiamoci che fino a qualche anno fa in C avevi anche il 15% sugli incassi. Quindi se un San Marino andava a giocare a Salerno, che faceva 20.000 spettatori, poi avevi un 15%. Io mi ricordo l'anno che poi abbiamo vinto il campionato... Fu l'anno che guadagnammo di incasso. Ma anche l'anno scorso. L'anno scorso per fare il girone dispede hanno dato dei contributi alle società perché un incasso e molti si sono pagati un po' le trasferte. Però non c'è paragone. Dopo il signor Lottito lì giustamente dice perché devo dare il 15% a San Marino? Sì. Lo tengo per me. Comandano loro. Allora, stanno arrivando diversi messaggi. Alcuni una marea. Anche, un po' una marea. Alcuni anche divertenti. Allora... Partire con questo, anche solo per l'ultima frase. Forza Gambettola, ieri la prima vittoria, ora vogliamo vincere il derby col Gattò e prenderci quello che ci hanno portato via 2 anni fa. Firmato Gruppo De Bosch, credo si pronunci. Buona serata e complimenti per l'ottima trasmissione. Ecco, questo è già un ottimo motivo per leggere questo messaggio. Grazie, grazie. Poi, Billy, sei bellissimo, vieni a esultare con le tue tifose la prossima volta, scrive Claudia. Vieni a esultare con le tue tifose. A me non lo scrive nessuno. Al fan club. Faradegoli snobba il Gattò, ma sbaglia di grosso. Snobba il Gattò? No, non ho snobbato. Ho detto che, secondo me, non è una squadra costruita per vincere il campionato. Partita bene, però non penso che sia una squadra... possa vincere il campionato. In partenza nessuno diceva che Gattò era da vincere il campionato, noi stessi che siamo addetti ai lavori. Anche loro, mi ricordo anche il presidente loro, è venuto anche la presentazione. No, qui ti smentisco Pedini, perché io mi ricordo che l'ultima volta che è venuto il presidente... Io voglio vincere. Esatto, che il Gattò si era salvato, non ha detto niente di esplicito, però tra le righe ha detto che, insomma... Bene, vedremo, però insomma... Ed è partito molto bene. L'avvio è eccezionale. La settimana si vede, Gattò va a Gambettola e poi domenica va a Coriano, lì comincia a vedere il vero Gattò. Anche se insomma l'avvio già merita buono, un applauso. Esatto. Buono. Poi Farabego le ha segnato un gol con una vistosa carica sul portiere.
E la palla vagava sulla linea e mi sono buttato. Non so se ho preso anche il portiere. Non ci hai fatto caso, io... Alla fine hai fatto gol, no? Quindi quello che conta è quello. Massimo ha detto ha fatto bene. Sono per il gol io. Io sono per il gol. Allora, poi apriamo e chiudiamo una querella per giusto farlo, insomma, sui giocatori, visto che parlavamo prima di docente, abbiamo anche Mario qui ospite. Ma ditemi una cosa, giocatori come docente in company, provenienti da categorie molto superiori, lo leggo come arrivato, perché giocare a bassi livelli in squadre di strada, sintomo di pensione e di attaccamento ai dindi, sempre che li prendono e che siano concreti? Ci sono giocatori molto migliori e più risparmiosi. Ci risponde soprattutto a questo messaggio Corrado Massari, che è direttore sportivo del Real Miramare. Dice: salve, sono Massari, DS del Real. È facile esternare su società di giocatori senza firmarlo, ovviamente riferendosi al messaggio. Docente è un sacrificio studiato per far crescere i nostri giovani come Mario. Il suo passaggio in categorie più basse sicuramente avrà una sua privata spiegazione. E poi ovviamente saluti a tutti. Io vorrei essere lì solo per vedere dal vivo i 78 bit, vi amo, mi fate sognare. Puoi venire. Diamo l'indirizzo, oltre ai salami vi invitiamo anche la gente. Esatto, infatti, perché prima avevamo del pubblico che io saluto e certo. Assolutamente, posso venire. No, volevo aprire una parentesi su Emilio. Emilio è un professionista, siamo molto amici, e si allena in settimana come se dovesse giocare la finale del campionato del mondo tutte le volte, quindi... professionista, io lo ammiro per quello che sta facendo e soprattutto anche per la doppietta che ha fatto domenica, che non ci fa male. Però io è buono per il Real che se l'ha accaparrata, che un giocatore non può giocare in due campionati. Sì, un sabato e una domenica San Marino. Questa è una battaglia che Attilio probabilmente perderà, perché continuano comunque. Continuano, si vede che hanno tornato conto così, però se è vero che siamo in Europa, questo è un doppio tesseramento. Non dico per docente, ma ce ne sono. Tutti un sacco. Ma nessuno se ne frega, perché questa cosa qui interessa solo a Rimini e alla zona. Perché gli altri, chi se ne frega? Bologna, chi è che va a giocare a San Marino al campionato interno? Cioè. Quindi molti giocatori, anche giocatori di società locali, che vanno a giocare a San Marino, perché San Marino gli danno 200 euro a partita, 300 euro a partita, qui fanno fatica a prendere in un mese e vanno a San Marino. Anche se il campionato di San Marino si sta... alzando di livello. Sì, un po' si sta alzando, c'hai la possibilità di fare la UEFA, di fare la Champions League, però non è giusto, non è sempre un doppio tesseramento. Io o di qua o di là, io l'ho sempre detto, questa battaglia, però non cambia. Anche tu, Mario, hai giocato in... Io ho fatto 5 anni tra Faetano, la Fiorita. Ma hai anche fatto qualcosa in Europa? Sì, abbiamo Europa... fatto l'Europa League con la Fiorita, però? Sì, siamo stati lì col Metalurg, abbiamo fatto questa esperienza bellissima che immagino, potrà mai più capitare nella vita, quindi... Penso che il campionato di San Marino si stia veramente alzando con tanti nomi, soprattutto economicamente, comunque è una struttura che sta molto bene, quindi perché non fare questa esperienza? E soprattutto l'Europa League o la Champions League sono cose che poi non ti capiteranno mai più, no? Farabegoli, sei il migliore e il più bello. Ciao Billy, pensi di superare il record di 2 anni fa dei 32 gol? Il tuo parrucchiere personale ti chiede ciò. Fratelli Candoli. Sì, fratello. Ah, ecco, allora spiego anche quest'altra, che ti faccio anche questa. Farabegoli, quanto è più facile fare gol con i gemelli Candoli insieme? Vabbè, molto, cioè, più facile, perché sono due giocatori che in questa categoria fanno la differenza. E sono contento che mi abbiano raggiunto. E... sì, è più facile con loro. È più facile. Sì, sì, e invece sulla prima... record di gol? È molto difficile. 32 sono tanti. 32, esatto. Però spero di farne tanti, dai. Siamo partiti bene. Sono partito meglio di quell'anno che ne ho fatti così. Quanti ne hai fatti finora? 6. Ah, beh. Sì. Cioè, se mantiene la media. Perché, insomma, arrivare a 32, però... insomma, no, l'uno all'altro sono tre partite. È lunga. E lo saluto perché ci sta guardando in streaming, Riccardo Valori, che è uno dei miei migliori amici, che l'anno scorso ne ha fatti 28. Che adesso è andato al Chioggia, il Chioggia è primo, mi sembra che ne abbia già fatti 4 di gol e sono molto contenta per lui. Bene, si stanno mantenendo in media questi bomber. Esatto. Due messaggi anche per Massimo Andreattini. Andreattini, grande, ti ricordi quando hai fatto il secondo a Riccione? A casa c'ho ancora la tuta che hai fatto fare te. Anno 2006, Dino Bichi. Come no? Molto, molto volentieri lo ricordo. E poi, qual è il reale obiettivo del San Marino? Finora direi un po' deludente. L'avvio, insomma, immagino che... Vittoria del campionato lo potremmo dire senza tanti giri di parole, ci proviamo. Però, cioè, tocca iniziare a fare dei punti, perché sennò siamo belli, ma...
senza i punti non si arriva da nessuna parte. Scappano via davanti. E spesso dopo, sai, se pensi di avere una squadra allestita per stare davanti, ti trovi in quelle posizioni che non sei abituato a stare, è dura anche tirarsi fuori. Quindi è meglio che prendiamo la via... giusta, la via giusta. Perché io il San Marino non l'ho mai visto giocare quest'anno, però mi dicono che quando la scintilla giusta, insomma, esatto, si vede del bel gioco in campo. Sì, infatti è proprio quello lì, ti crea ancora più, tra virgolette, ansia, perché quando invece non viene fuori questa scintilla, capita spesso che prendiamo gol, quindi dovremmo essere più bravi magari nell'approccio, adesso qualcosa ci inventiamo. Ma sì, adesso il campionato comunque, insomma, è iniziato da veramente poco. Dicevamo prima invece con Gianluca che il Ronco segna tanto, però i migliori attacchi, i campionati non lo vincono mai, Gianluca? No, vincono le migliori difese, quindi cerchiamo di mettere a posto. Abbiamo giocatori importanti anche dietro e adesso appena riusciamo a giocare tutti, perché tra un infortunio e l'altro non siamo mai stati tutti insieme, secondo me ci metteremo a posto. Ti faccio una domanda un po' pungente. C'è un portiere a cui vorresti segnare in particolar modo? O una squadra? Vabbè, adesso detto così, dopo dire direttamente la squadra. Gigi Buffon adesso dice. No, in particolare no, a quello di mercoledì a Fossugliaia. Beh, ottima risposta, ottimissima risposta. Allora, nel prossimo turno il San Marino giocherà in casa contro il Monticelli, un'ottima occasione. Da non fallire. Da non fallire assolutamente. Anche se comunque tutti i giorni vediamo, per dire ieri Matelli che ha pareggiato in casa col Castelfidardo, che doveva essere la vittima sacrificata, invece fanno tutte storie a sé le partite. È proprio vero che il livello ormai si è talmente alzato che bisogna stare sempre con... Ma per lei il livello di quest'anno in Serie D, a parte i due gironi, è più alto o più basso dell'anno scorso? Secondo me... Io mi ricordo di voi l'anno scorso. Sì. Eravate forti. Il problema è che l'abbiamo migliorata la squadra, no, però ha fatto meno punti. Io quest'anno punti. Non li ho ancora visti, però mi ricordo l'anno scorso... Sì. No, il problema è, guarda, dico, è un discorso che... la differenza tra il girone A e il girone che stiamo facendo... Il girone A, il girone di l'anno scorso è questo... È in sostanza tu vai in qualche posto tipo Olimpia Agnonese, che probabilmente la maggior parte del pubblico non sa neanche dov'è, e in queste squadre ti trovi 6 o 7 giocatori che hanno fatto della Serie B, della C e della D. È la differenza che magari l'anno scorso tu andavi a Villafranca, a Arzignano, dove ne trovavi uno, due, e gli altri erano tutti ragazzi o che uscivano dal settore giovanile o comunque che venivano dalle categorie inferiori. Che vuoi o non vuoi, comunque lo scotto lo paghi. La differenza in sostanza è questa. Tu oggi vai a Pineto, che è prima dell'uscita di Pescara, e a Pineto c'è un signore ammazza l'orso che ha fatto anni in C, che li allena. E quindi tutto è complicato. In più ci metti i fattori campo, un po' ci metti anche gli arbitri che... A volte sono sfortunati ad andare in certe situazioni, un po' emozionati, dovuti anche dal pubblico, perché tanto in sostanza è uno scotto che tutti devono pagare. E tutte queste cose qui fanno sì che la differenza di girone è quella. Mario, Manuel, fate quello che volete. Passiamo un pezzo nostro, old, la vecchia storia dei 78 bit, Festival Bar 2003. Mese che ti aspetto, ogni sera ti vedo e non riesco mai a parlarti. Ed io impazzisco dietro la console. Te ne sei andata a casa stasera con quello di Modena. E Vasco aveva ragione, e son sicuro che avrà già le mani proprio lì. E proprio non capisco che cosa di speciale. E mentre metto un disco, io mi accorgo. Perché con te piangono i DJ, come le donne, ma se non le chiami mai. Baby, baby, piangono i DJ, come le donne, se non li chiami mai. Mi piacciono un sacco.
Marco. Grazie, grazie. 78 bit 2.0. Bravi, bravi, bravi. Allora, abbiamo già parlato del prossimo turno per quanto riguarda il San Marino in Serie D, che appunto non deve assolutamente fallire in casa contro il Monticelli. Io ringrazio moltissimo Massimo Mandratini per esserci tornato a trovare. Grazie a voi, sempre è un grande piacere. Ti aspettiamo presto di nuovo. Quando volete. Grazie mille a Gianluca Farabedoli, al Bomber, esatto, e tanti di questi gol. Speriamo. Speriamo, assolutamente. Saluto anche Attilio Fabbri. Ciao, alla prossima. Ci vediamo lunedì prossimo. La Silvia resta con noi. Forse. Lasciamo il dubbio. Esatto. Potrei. Facciamo il sondaggio. Facciamo il sondaggio. Geni sì, geni no. Lui... Esatto, votate. in base alle vostre preferenze. Hai vinto, sì, ci devi essere. Okay. Mi dispiace. Silvia invece resta con noi. Restano con noi anche... Rimaniamo anche perché sto vedendo della Silvia che sguardi con Manu e quindi voglio poi parlare di questa. Ci stiamo innamorando. La voglio vedere un attimo. Indagheremo. No, Mario, racconta come se fossimo adesso vedere. In pubblicità ti racconterò qualcosa, poi vediamo se hai raccontato bene. Va bene, in pubblicità. Io vi lascio adesso con la pubblicità, poi ci sarà il servizio delle Rimini, classe Rimini. Ieri un pareggio a reti bianche 0-0 per il Rimini. Vedremo anche il servizio di Fioriccione Progresso con la Fioriccione che ieri... ha preso uno scivolone che insomma non è stato mica tanto bello, anche Bellaria, Igea Marina, Granamica, tra poco.